Ciao a tutti e benvenuti a Cinesfida, il primo programma che mette a paragone due film e li confronta per voi. Oggi parliamo di due film fantasy estratti da due bestseller. Sto parlando di Io sono Leggenda e La bussola d'oro. Ora però conosciamoli meglio. In Io sono Leggenda, Will Smith e Robert Neville, uno scienziato che rimane l'unico essere umano sopravvissuto ad un terribile virus che ha trasformato l'intera umanità in pericolosi vampiri, condannato di giorno a vivere in una New York abbandonata e di notte abitata dai terribili succhiasangue. Nella bussola d'oro, Lyra è una ragazzina orfana e devota al suo tutore Lord Asriel, ma circuita dalla misteriosa Mrs. Calter. Quando alcuni dei suoi amici vengono rapiti dagli ingoiatori, Lyra cercherà insieme ai egiziani di recarsi nella terra degli orsi polari per salvare chi realmente conta per lei. Il cinema fantasy di fantascienza si ispira sempre più frequentemente ai libri, lo ha sempre fatto, ma oggi ancora di più, anche in virtù di tecnologie più avanzate in grado di restituire sempre meglio il senso delle storie narrate. Ma davvero è sempre così? Cioè, gli effetti speciali bastano a trasmettere le emozioni che ci regala il libro? I due film che si sfidano oggi sono emblematici. Entrambi investono su effetti speciali che riproducono scenari spettacolari, come forse le parole non riuscirebbero. Io sono Leggenda ci presenta una New York suggestivamente, realisticamente svuotata, mentre la natura si impossessa di ogni cosa. Bellissima la scena di apertura con Will Smith che va a caccia di danni a Wall Street, nella solitudine di questo Robinson Crusoe moderno. La bussola d'oro non è da meno. Scenari fantastici, perle di computer grafica sulla scia delle cronache di Narnia o del Signore degli Anelli. Eppure entrambi i film di fatto non restituiscono la complessità delle storie a cui si ispirano. Si ha la sensazione che in mezzo a scenari spettacolari si muovono personaggi piatti rispetto ai loro alter ego dei libri. Il personaggio di Will Smith è imbarazzante, chiuso nella sua macchietta di eroe che deve salvare l'umanità intera. E anche Lyra, nella bussola d'oro, pur preoccupandosi delle persone a cui tiene realmente, risulta comunque povera. Grandiosità delle scene e ricchezza della storia nel fantasy e nella fantascienza hanno la stessa importanza. Questi film invece della complessità delle storie tengono molto poco e dai libri tirano fuori solo le grandi immagini ed effetto. Entrambi i film sono costati infatti ben 160 milioni di dollari per ottenere molto spettacolo ma poca sostanza narrativa. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata sempre per una nuova sfida. Arrivederci.